Buongiorno a tutti gli amici di Ciao Como. Siamo qui oggi in collegamento, grazie a Skype e alle tecnologie che abbiamo imparato a utilizzare, con Mauro Madia, consigliere del comune di Schignano. Buongiorno Mauro. Ciao Viviana, tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Sì, nonostante il periodo tutto bene, ti ringrazio. Mi fa molto piacere. Allora, noi come ogni anno ci sentiamo più o meno in questo periodo per raccontare le iniziative che stai portando avanti per la promozione del comune di Schignano. Di solito parliamo anche del carnevale, anche di tante altre cose che quest'anno purtroppo non si sono potute realizzare. E invece continui con molta energia e con molto entusiasmo sull'iniziativa Racconti Brevi in Valle. L'avete lanciato anche quest'anno, siamo arrivati alla quarta edizione. Raccontaci di più. È il seguito di un lavoro iniziato per l'appunto 4 anni fa, che ha dato man mano dei risultati sempre più incoraggianti. Nel 2018 abbiamo avuto un ritorno di 15 racconti, per passare a 65 nel 2019. Lo scorso anno abbiamo raggiunto 153 racconti. Questo ci dà comunque anche un po' la forza di andare avanti perché siamo tutti volontari, con attività diverse e, come per tutti, impegnative. Quindi il tempo che ci ritagliamo è tanto, però ci fa piacere perché c'è stato un bel riscontro. Quest'anno abbiamo cercato di alzare ulteriormente l'asticella e quindi abbiamo introdotto alcune novità. La prima dal punto di vista strettamente economico, che è forse la più significativa. Abbiamo chiesto un contributo di 10 euro per scrittore, con esclusione degli under 20 e di quelli che sono del bacino della Val d'Intelli. Questo per comunque agevolare, visto che è sempre rivolto agli scrittori e in maniera preminente dovrebbe essere quello della Val d'Intelli. Abbiamo dato un segnale in questo senso. Un segnale di vicinanza, di apertura, per facilitare un pochino, insomma, poi naturalmente si gioca in casa, quindi è anche bello avere un'attenzione in più. I temi dell'edizione 2021 saranno le tradizioni della valle. Questo sarà molto interessante, andare poi a sviluppare, a leggere che cosa propongono questi scrittori non professionisti. Il fantasy, lo sportivo e il giallo. Sì. Per partecipare a questo concorso letterario occorre appunto non essere scrittori professionisti, non aver già pubblicato e divulgato questi testi, è corretto? È corretto, esatto. Le E pubblicazioni questi testi non dovranno superare le 25.000 battute. sono importanti questi paletti perché danno uniformità del prodotto, innanzitutto. E poi anche perché chiamandosi Racconti Brevi in Valle deve avere anche un certo senso il titolo e le richieste. Gli argomenti sono stati confermati fantasy sportivo perché hanno riscosso un discreto successo. Fantasy è sempre vincente, specialmente per i ragazzi, e lo teniamo per questo, perché l'obiettivo è anche quello di cercare di dare un attimo di un po' di spazio alle nuove generazioni che hanno voglia di pigliare finalmente i tasti e non scrivere un SMS o un WhatsApp o un like, ma mettersi a scrivere qualcosa di un pochino più Un pochino più completo. lungo, senza esagerare. Almeno si tirano fuori dal dialogo di Facebook e di queste cose. Abbiamo aggiunto Tradizione della Valle proprio per caratterizzare la nostra anima di Schignano, pur essendo io di Milano, come sapete, come sai, ma passo lì parecchio tempo, sia come consigliere, ma in realtà come turista. E abbiamo aggiunto il giallo per vedere un po' di divertirci con la fantasia dei nostri, di coloro che ci seguono. Quindi sono quattro temi significa comunque un impegno sempre maggiore per la giuria, che anche lì ricordo, ovviamente sono tutti volontari. Sono, come sempre, un gruppo di scrittori, gente che lavora comunque nell'editoria, quindi la giuria è tecnica, scrittori e giornalisti. Però l'anno scorso specialmente ci sono un po' spaventati, hanno avuto tanto da lavorare. Grazie. È importante, questo lo dico anche se è scritto un po' dappertutto,
un'attenta lettura del regolamento che si trova sul sito del Comune di Schignano, Certo. perché ci sono altri piccoli paletti che è meglio però adesso, è inutile raccontare in radio, ma che è sufficiente andare sul sito del Comune, tra l'altro una nuova veste, per capire, anche poi per scaricare la scheda di iscrizione e tutto il resto. Iscrizione. Allora, il sito lo ricordiamo è www.comune.schignano.co.it. Qui potete trovare tutti i dettagli per partecipare con i vostri racconti al premio letterario Racconti Brevi in Valle. Andranno però, già ve lo diciamo, andranno presentati entro il 30 giugno di quest'anno. Non dovranno superare le 25.000 battute, dovranno essere inediti e seguire questi filoni che ha dato Mauro, quindi tradizione della valle, fantasy, sportivo e giallo. Quindi magari ci sarà qualche piccolo colpo di scena, qualche avventura ambientata nelle valli. Chissà, magari fanno un po' un misto dei vari temi, può essere un'idea. I boschi e le valli si prestano benissimo insieme al lago ad ospitare racconti gialli. Ci sta, è già capitato. Aggiungo solo un aspetto, ma che è importante da pubblicizzare. Ogni vincitore di categoria avrà un premio, ci sarà una targa e anche un premio in denaro. Questo è uno dei motivi per cui l'abbiamo messo a pagamento, per migliorare il premio in denaro e per dare anche un riconoscimento economico che comunque fa piacere. Verranno premiati anche il miglior scrittore sotto i 20 anni. Questo lo facciamo sempre perché è giusto che venga, che abbia un suo momento, non i 5 minuti di Andy Warhol, ma semplicemente un suo momento su quello che è la stampa poi locale. E poi anche nell'ambito sempre della nostra realtà, noi siamo la biblioteca io rappresento la biblioteca di Schignano, quindi anche il miglior scrittore che arriva proprio dal territorio, direttamente dal territorio schignanese, sarà premiato con una targa. Questo vale la pena ricordarlo perché insomma Certo, una bella attenzione che è riservata a chi partecipa, specialmente mi sembra la grande attenzione rispetto alle nuove leve. Quindi siamo molto contenti di poter dare questa notizia. Ragazzi, prendete in mano subito la penna o la tastiera del computer, iniziate a guardarvi intorno, 25.000 battute, il tetto massimo. Non sono tantissime, ma ci si può. Sembrano tante, ma non lo sono quando si racconta e quando si legge, per cui però ci si può sbizzarrire perfettamente all'interno di questo spazio. L'indirizzo, ricordiamo, per visionare completamente il sito in tutti i dettagli e non sbagliare il regolamento e non sbagliare, lo trovate sul sito del Comune di Schignano, www.comune.schignano.co.it. Il termine ultimo per presentare le vostre opere sarà il 30 di giugno 2021. esatto, Va tutto bene, deciso. va bene. Allora ringraziamo tantissimo il consigliere del Comune di Schignano, Mauro Madia, per essere stato qui con noi. A Ciao Como. Ringrazio l'ospite, Ciao Como, che ci permette un po' di vetrina, e come sempre ringrazio te, che senza la quale tante cose non si riescono a fare. Grazie, Ma Giulia. ci mancherebbe, è un grandissimo piacere. Buona giornata. Buona giornata a te, ciao.